Siamo a Santena, davanti al castello del Conte Cavour, patriota del Risorgimento e padre della patria. Mi chiamo Olivier, sono belga, amo la bicicletta, viaggiare e l'Italia. Così quest'anno ho deciso di seguire le tappe del Giro per scoprire il bel paese. On y va! La settecentesca villa, circondata da un parco all'inglese, in cui sono raccolti cimili, stucchi e il mobilio originale della famiglia Cavour, è oggi sede della Fondazione Camillo Cavour. Nella cappella funeraria di famiglia, il conte Camillo riposa assieme ai suoi avi. L'unità d'Italia è stato l'obiettivo che Camillo Cavour ha perseguito per tutta la vita, valore fondante del paese e stimolo per le generazioni future. Ed a Cavour, primo presidente del Consiglio del Nuovo Stato. A Torino, prima capitale del Regno d'Italia, il passo è breve. Guarda, finalmente il Po. Siamo a Torino. Si arriva in città, infatti, percorrendo la riva del fiume Po, parte integrante della città per i suoi numerosi parchi e attività che offre. A partire dall'inizio del Novecento, ma ancora più dal dopoguerra, Torino è stata identificata come la città della più grande industria metalmeccanica nazionale, la Fiat. L'immenso stabilimento di Mirafiori ha sempre rappresentato una sorta di cittadella nella città. Torino ha vissuto questa dimensione fino all'inizio del nuovo millennio, quando la globalizzazione ha determinato una profonda trasformazione economica, sociale e culturale e la contrazione del mercato automobilistico mondiale. Nonostante questi importanti cambiamenti, Torino è stata capace di trasformare il proprio tessuto economico puntando su cultura, ricerca e innovazione, soprattutto grazie a energie e progetti messi in campo per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2006. Vetrina internazionale utilizzata con intelligenza dalla città per ricostruire una nuova identità. Lo stesso tessuto industriale ed economico della Torino Motor City è stato capace di convertire la propria capacità produttiva ad altri settori altamente specializzati, come la robotica industriale e soprattutto il settore aerospaziale. Torino, da Motor City e capitale dell'automotive, a città sostenibile e meta di turismo culturale, tutto a portata di bicicletta e circuiti cicloturistici. Il museo egizio più antico del mondo. Il cinema, il cui museo fu trasferito all'interno della Mole Antonelliana nel 2000, dotato di un avveniristico allestimento architettonico e multimediale, che rappresenta l'incontro perfetto tra tradizione e progresso. Tesori imperdibili della città sono i palazzi che hanno fatto la storia del capoluogo. La costruzione del complesso delle residenze sabaude, dichiarate patrimonio dell'UNESCO, diede un volto nuovo alla città, che divenne, da allora, un'importante metropoli europea. Intorno a Piazza Castello era situata la cosiddetta area di comando con i palazzi più importanti. Il Palazzo Reale è collocato nel cuore della città, rappresenta il cuore della corte sabauda, simbolo del potere della dinastia. Strettamente collegati alle splendide ville, alcune delle quali formano la cosiddetta corona delle edilizie, tra cui il Castello del Valentino sulle rive del Po. E quindi la Basilica di Superga, fatta costruire dal re Vittorio Amadeo II per celebrare la vittoria sui francesi. Da qui si gode un panorama mozzafiato sulla città, abbracciata tra il Po e le Alpi. Eccomi a Torino, traguardo della tappa di oggi. Qua il tetto della Mole Antonelliana, che è il simbolo della città. Nella prossima puntata, dalla Manchester d'Italia ai cent'anni del Gran Pas, il Gran Paradiso.